Di là, mi sa. Ciao! Ciao Ciao a tutti, Annalisa, ciao! qua. Siamo collegate. È quella? Sì, ok. Ciao! Aspettiamo un attimo. Si vede bene, Marco? C'è lo specchio. Così va Siete in bene. quattro, sono così. Non siete più in Ok. due, siete in quattro. Niente, ok, aspettiamo. L'importante è che Aspettiamo un attimo che si collegano, sono cinque persone. che girano il link. Ciao a tutte. Siamo qua a farvi compagnia e soprattutto oggi è una giornata speciale perché c'è una promo pazzesca. Ok? Sì, aspettiamo, aspettiamo. Temporeggiamo un attimo. Provo a fare Sì, una zoomata un po' sul tavolo. certo. Adesso vi Ok. facciamo vedere un po' Gli la nostra tavola, quello che andremo a prepararvi. Oggi è una demo base, quindi vi parleremo un attimo dei nostri ottimizzatori. Ok, ah, caspita, devo fare una cosa. Che non ho fatto. Dai, Anna, parla. Cosa si è dimenticata? La demo base in genere facciamo le cotture varie, facciamo la cottura di un primo, un risotto, una frittura e la pizza. Oggi facciamo queste varie cotture. Ok, niente, non ho trovato, volevo accendere le candele, però fa niente, va bene. Vai, Sì, Marco. 20. Sì, ok, rimettiti pure in posizione. Allora, oggi cosa prepariamo, Annalisa, a queste signore? Di demo base facciamo più cotture. Oggi prepareremo delle lasagne in padella, modalità forno, con asparagi, besciamella e mozzarella. Facciamo una lasagna bianca. E ovviamente dove la andiamo a fare? Nella La nostra. nostra bellissima pentola Black Diamond. Dopo vi parlo di queste fantastiche pentole. Poi andremo a fare una frittura. Una frittura. Misto calamari e patatine fritte. Sì, e dopo prendo E di dopo là bisogna una. andare ad Sì. aggiungere, facciamo nella frittura, nella stessa pentola, riusciamo a friggere più alimenti Insieme. insieme senza che uno prenda il sapore dell'altro. Poi faremo un risotto oggi, siccome siamo verso l'estate, vi faccio una proposta di un risotto prosciutto e melone. Io l'ho provato ieri ed è di un delicato, quindi vi consiglio di provarlo perché è veramente molto buono. Quindi un risotto prosciutto e melone e poi faremo una pizza estiva, sempre viene chiamata, almeno la mia pizzeria la chiama la pizza siciliana, che è una base con mozzarella, tonno, fette di limone, qualche pomodorino sparso e granella di pistacchio. Lo sa? Bene. Ok. E la granella di pistacchio. Allora, quante persone sono collegate? Aspettiamo ancora un attimo. Così vi parliamo dei nostri ottimizzatori. Ok, io direi di iniziare. Allora, intanto per clienti nuovi che non ci conoscono, io sono Maria Petrilli, la mia collega è Annalisa De Cataldo e siamo consulenti Life Prime da un po' di anni e ci occupiamo di salute e benessere, ok? Anna, spiega un po' questi ottimizzatori che cosa fanno? Allora, sono tornata. Io ho aspettato un attimo e mi ho dimenticato la granella. Perfetto. Questi ottimizzatori di cucina, di cottura, sostituiscono diversi elettrodomestici, come può essere il forno, la friggitrice, il tostapane, forno elettrico, Tutto, la tutto, la friggitrice, l'abbiamo già friggitrice, detto, griglia, griglia tutto. soprattutto, con il nostro coperchio che ha questi fori, vedete, sotto. Si chiamano fori di Venturi. Con questi fori che ricicla l'aria all'interno della pentola, ricicla l'aria, prende l'aria fredda, la fa circolare dentro il tegame e rimane sempre a temperatura basse. Comunque, con questo coperchio, questo ottimizzatore, riusciamo a temperature basse. Le cotture sono omogenee, uniformi e riusciamo a cuocere, dipende come mettiamo la fiamma, la quantità di liquido o senza liquido e i tempi di cottura, facciamo tutte le varie cotture diverse.
Quindi diciamo che sfruttiamo la legge Venturi, no? Perché questo riciclo di aria avviene proprio attraverso questi fori, che sono chiamati appunto fori di Venturi. Abbiamo questo distanziale, questo che è il condensatore, ed è questo che riflette, come diceva Annalisa, il calore verso il basso, mantenendo le temperature basse e costanti. Ok? Quindi veramente andiamo a fare un po' di tutto. Inoltre sono in 1810, sono in acciaio 1810, acciaio. Esatto, e abbiamo anche tra l'altro due versioni, abbiamo la versione classica e la versione dinamica, che è fatta in questo modo, vedete? Differenza, questo è fisso, invece questo ok, poi, perché questa ha una molla in titanio a memoria di forma che quando arriva a temperatura si alza e ci dice che è pronta, e quindi è un po' come la pentola a pressione, giusto, che ci avverte che è arrivata a temperatura. E da quel momento, in base alle pietanze che si fa, si abbassa la fiamma o si tiene alta, dipende da quello che si fa, ok? Allora io direi di poter cominciare a far vedere intanto nella nostra Black Diamond, che dopo vi parlerò di questa fantastica pentola. Andiamo ad assemblare, abbiamo cominciato a fare degli strati di lasagna, giusto? Abbiamo messo. Annalisa, intanto vorrei che spiegassi a queste signore che abbiamo preparato noi la besciamella. Come l'abbiamo preparata? Allora, per avere una besciamella senza grumi, gustosa e liscia, vedete, bisogna mettere in un pentolino a rosolare la quantità di farina con la quantità di burro, poi metteremo tutte le ricette sul a fine diretta. Con ogni litro di latte, un 70 grammi di burro, no, 70 grammi di farina e 100 grammi di burro e un po' di noce moscata. Bisogna far rosolare in un pentolino il burro con la farina, si chiama cru, bisogna farlo tostare leggermente, però non esageriamo, sennò dopo sale di bruciato. Proprio una cosa leggera, si mette all'interno sempre col coperchio, poi si mette all'interno la latte, se è leggermente tiepido è meglio, se no anche da freddo. Si mescola bene, si lascia lì con la fiamma medio-bassa, col coperchio. E dopo qualche minuto vediamo che si addensa, un paio di volte giriamo, la besciamella è pronta. A piacere aggiungiamo sale e noce moscata. Perfetto. Viene una besciamella sicuramente liscia, non piena di grumi. Ok, quindi noi adesso abbiamo fatto strato di besciamella, lasagne abbiamo messo insieme alla besciamella, adesso vi fa vedere Annalisa, va a fare l'altro strato, quindi mettiamo la mozzarella. Facciamo bianca. Poi la lasagna è veramente una cosa soggettiva, c'è chi gli piace bella farcita, c'è chi gli piace leggera, anche farla col pesto, tutti gli ingredienti che preferite. Quindi la lasagna stiamo andando a mettere i nostri asparagi, questa è l'ultima cosa, quindi li mettiamo tutti. Sì. Anna, la facciamo bella condita. Ah, qualcuno sopra volevo metterglielo. Ah. Qui adesso abbiamo fatto già quattro strati, questo è il quinto. Quindi adesso andiamo a mettere il parmigiano. E facciamo l'altra lasagna, Non l'ho portata di qua. No, forse l'abbiamo lasciata di là. Lasciata di là, perché l'abbiamo fatta di là prima. Quindi facciamo un altro strato di pasta. Ok. Andiamo a mettere la nostra sfoglia. Mettiamo ancora un po' di besciamella. Complimenti per i fiocchetti. E poi, grazie. E poi come si fa? Praticamente per fare le lasagne si parte il primo minuto a fiamma alta, quindi usiamo praticamente la nostra pentola come un forno, solo che anziché usare il forno, prima perché dobbiamo portare la temperatura e quindi passa del tempo, poi seconda cosa la temperatura diventa elevata, invece noi cucinando con il nostro magic cooker le temperature sono basse, quindi i nostri cibi risulteranno molto più gustosi perché non andiamo ad alterare le sostanze organolettiche perché rimangono intatte, ok? Quindi vedete, sentirete le lasagne che sono veramente eccezionali, hanno proprio un gusto differente, ok? Quindi partiremo col primo minuto a fiamma alta, poi la metteremo al minimo per 15-20 minuti, ok? Dipende dalla vostra, se usate una sfoglia secca piuttosto che una sfoglia fresca. Allora, quello che consiglio è che se usiamo una sfoglia secca, di mettere di prepararle un pochino prima di cuocerle, lasciarle lì tranquille per qualche, anche la sera prima, sicuramente sono buone, e le lasciamo in frigorifero. Se invece usiamo una sfoglia fresca, si può fare condite e cucinate, cotte. Io vi consiglio così, perché ho provato
Sì, ma io ho provato a mettere anche leggermente, è sufficiente un che metti un pochino più di liquido e comunque vengono, non devi passarle nel farle bollire. No, no, assolutamente no. Ok, perfetto. Allora, così adesso accendiamo a fiammata un minuto e andiamo a mettere al minimo. Ok, adesso passo al risotto. Quindi adesso il timer è simile, adesso lo vado a prendere. Un minuto a fiamma alta, poi mettiamo 15 minuti di cottura al minimo. Invece io andrò a fare nel nostro baby, quindi nel nostro pentolino baby, e dopo vi dico anche questo come poterlo avere, andremo a fare un risotto con il prosciutto e melone. Cosa faccio? Allora, andrò a mettere all'interno del burro, ok? Vado a mettere il mio prosciutto e vado a mettere il mio melone, ok? Quindi mettiamo melone, poi vado ad aggiungere il riso. Allora, in pratica io l'ho già misurato e questo riso qua è un bicchiere e mezzo di questo di plastica, ok? Quindi vado a mettere, dovevo prima farlo rosolare un pochino, vabbè, fa niente, oggi facciamo tutto insieme, va bene ugualmente. Allora, vado a mettere tutto, faccio tutto da freddo, ok? Il riso e vado a mettere anche il liquido. Allora, siccome ho messo un bicchiere e mezzo di riso, il quantitativo di brodo che devo andare ad aggiungere è il doppio, quindi andrò a mettere 3 bicchieri di liquido, compreso il vino. Quindi metto il vino, vado ad aggiungere il brodo e faccio 1, 2 e 3. Ok? Allora, voi pensate, allora adesso aggiungo anche un po' di cipolla. Ok? Voi pensate che il risotto non va mai mescolato se non all'inizio, quindi gli do una mescolata all'inizio, ok? E poi accendo a fiamma alta. Come terrò la fiamma? Allora, la terrò alta fino a quando da questi fori io non vedrò uscire del vapore, dopodiché dal momento in cui esce il vapore io abbasserò al minimo, metterò 10 minuti di cottura perché sto usando un riso Carnaroli, quindi io non vado a vedere quello che ho scritto sulla confezione del riso, ok? Se fate un basmati invece in genere ci vogliono 7 minuti, ok? Quindi attendo questo. Se usate un classico, ok? Quindi quando esce il vapore abbassate al minimo. Se usiamo un dinamico, quando lui si alza, ok, da quel momento mi diventa come un classico, possiamo andare a abbassare la fiamma e mettere sempre 10 minuti di cottura. Oppure si può usare in un'altra versione col dinamico risotto. Quando lui si alza, non abbasso la fiamma, la tengo sempre alta e metterò metà tempo di cottura. Quindi faccio 4 minuti a fiamma alta, poi spengo, lascio ancora un minuto con il mio ottimizzatore su, in modo che ultima la cottura e poi manteco in piatto, ok? Quindi se lo faccio con la versione classica, quindi mi si alza, abbasso come un classico al minimo e metto 10 minuti di cottura. Se invece lo faccio come un dinamico, praticamente quando lui si alza io tengo sempre la fiamma alta per 4 minuti, poi spengo e lascio ancora un minuto in cottura col coperchio su. Quello che volevo dire è che gli ottimizzatori vanno in lavastoviglie, le pentole noi consigliamo di non mettere in lavastoviglie, no, perché il detergente in lavastoviglie è troppo aggressivo e rovina l'aderenza. Allora, la cosa che non bisogna usare la cappa, con questo sistema di cottura la cappa non va usata, perché sfalza, perché un aspiraggio forzato sfalza il ciclo di aria calda che si crea all'interno, e come se non stiamo usando l'ottimizzatore. Ok. Volevo far vedere questa pentola perché poi dopo scotta non riesco a farvi vedere. Vedete sotto com'è il fondo induzione, ok? Quindi le possiamo usare sia sulle pentole, sui fornelli a gas che sui fornelli a induzione. Allora, qua dentro abbiamo una pizza, giusto Anna? Vuoi farla tu? Faccio io. Ok. Allora, vedete? Io adesso ho messo l'impasto, vedete le bolle? Un impasto molto morbido, ok? E vado a farcirla. Allora, volevo quanto? Allora, abbiamo 2 spettatori, uno della Germania e uno della Sicilia. Perfetto. Allora, vado a farcire la mia pizza. Quindi ho messo sotto un filo d'olio, ho messo il mio impasto
e adesso vado a metterci prima la mozzarella, ok? Quindi, anzi, faccio con le mani, faccio prima, scusa, tanto c'ho i guanti. Mettiamo la mozzarella, poi ci andiamo a mettere il tonno. Quindi diciamo che questa è la versione forno, no? Che possiamo utilizzare sia, come avete visto, per fare le lasagne, sia per fare una pizza, ok? Poi noi abbiamo anche il kit forno, Marco, un quadro del kit forno, che anche lui ci serve per fare delle cotture. Anche lì dentro possiamo fare delle pizze anche a più livelli, perché col cupolone noi, sfruttando delle griglie, possiamo fare più cotture, ok? E invece... No, no, è dentro. Ok, ci sono tutte le teglie. Ok. Il cupolone all'interno c'è un sottopentola, adesso danno in dotazione una griglietta rotonda, invece prima avevamo il nostro omino a forma di simbolo del Magic Cooker. Viene in dotazione il kit forno, la griglietta, un distanziatore, una teglia tonda e una ciambelliera col buco in alluminio. È già dotata già di teglie che sono idonee, giusta la misura per il kit forno. Allora, io adesso finisco di condire la mia pizza col tonno, vedete? La faccio a metà perché mia figlia dopo la vuole e non vuole il tonno, a lei non piace. Quindi... Non solo lei, Anche te? Anche io. Allora ne lasciamo metà, che se dopo la vogliamo mangiare, mettiamo il tonno e di qua andiamo a mettere i nostri pomodorini, ok? Qui incomincia. Allora, lì intanto le lasagne le ho abbassate al minimo. Sì. Vuoi far vedere? Vuoi far vedere, Marco? Vedete? Okay. Poi qua vado a mettere anche qualche fetta di limone sulla mia pizza, vedete? Ok. E poi gli vado a mettere della granella di pistacchio. È buonissima questa pizza, a me piace un sacco, veramente. No, col limone l'avevo ancora assaggiata, la granella, guarda, eccezionale, eccezionale, perché rimane poi fresca, veramente. Ok, allora qua il riso, vedete che sta uscendo il vapore? Opla, qua. Vado ad abbassare al minimo, da questo momento io metterò 10 minuti di cottura. Anna, metti il timer? Messo, sì. Ok, questi fornelli sono un po' alti. Ok, quindi vado a mettere 10 minuti di cottura. La pizza invece adesso accendo, vedete, ho coperto, fiamma alta per circa 1-2 minuti, poi vado ad abbassarla un pochino, 8-10 minuti è pronta. Ok, la guardiamo sotto, se ci piace il livello di doratura che ha, se no ci andranno anche un paio di minuti e non succede niente, però viene bella. Allora, voi fate conto che stiamo cucinando il riso, sono un bicchiere e mezzo, quindi ci mangiano 3 persone con un bicchiere e mezzo di riso, ok? Quindi pensate quanto in questo pentolino riusciamo a fare, anche le patatine o quant'altro. E questo lo potete avere se portate 4 persone, invitate 4 persone alle nostre dirette e fate un minimo di fatturato di 70 euro, potete averlo con un contributo di 7,90 euro, pentolino con baby. Ed è eccezionale, io lo strauso. Vuoi dire, lo fritto lo facciamo dopo? Spiego prima un attimo le pentole. Poi abbiamo oggi una promozione che è fantastica, che sono le nostre pentole Diamond. Come sono fatte queste pentole? Allora, intanto vabbè, la promozione manco ve la dico perché è un sottoprezzo, dopo alla fine ve lo dirò. Però sono pentole che sono fatte in alluminio puro al 99,9%. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste pentole sono prive di metalli pesanti, cioè sono prive di nickel, sono prive di cadmio, di PFOA. Sono delle pentole fantastiche, sono rivestite in polvere di diamante e vengono prodotte, vengono fatte praticamente con il metodo di una pressa per la forgiatura, che è un metodo che si usa, lo usano praticamente gli orefici, ok?
e praticamente questa forgiatura permette di questa pentola di non avere degli spessori uniformi, e questo ci aiuta invece a far sì che il calore viene spazzo, diciamo, uniformemente, ci fa le cotture uniformi, ok? Infatti diciamo che lo spessore del fondo di questa pentola è di 6 mm, mentre il bordo è di 4 mm, ok? Poi tra l'altro abbiamo dei manici in touch, quindi non abbiamo bisogno di prendere presino o quant'altro, perché le possiamo spostare dal nostro fornello senza nessun aggeggio, quindi non ci scottiamo, ok? E tra l'altro, proprio per come vi ho fatto vedere prima, sono col fondo a induzione, quindi come vi dicevo vanno bene sia sulle fornelle a induzione che su quelle a gas. Però tenete conto che avendo il fondo a induzione, usandolo su quelle a gas, è una protezione in più per la nostra pentola, perché voi dovete sapere che la fiamma a gas è il peggior nemico delle pentole, perché abbreviano la vita della pentola, la fiamma del gas. Invece avendo così il fondo a induzione, praticamente è una protezione in più che abbiamo, ok? E come vi dicevo prima, è rivestita in polvere di diamante. Lì vedete, le lasagne sono già quasi pronte, la fiamma è al minimo, giusto una visa, perché qua le fiamme sono al minimo, sono sempre un po' più alte, ok? Il nostro risotto sta andando, quindi veramente sono delle pentole eccezionali e la promozione, cioè, è veramente fantastica. Voi pensate che solo la nostra quadrata, che è una 28x28 con manici touch, però questa è la Black Diamond, è la vera Black Diamond, ok? Il suo costo solo della pentola è di €179,90, ok? Solo la pentola senza il coperchio. C'era una promozione che chi vuole solo la pentola viene €99,90. La promo di oggi, signori, cioè io non ci credo, e vi danno la pentola col coperchio a €89,80, ok? Mentre per quanto riguarda questa della pizza, il prezzo pieno di solo la pentola è €189 e oggi vi danno la pentola col coperchio a €99,80. Correggetemi, mi sembra che sia così, ok? Ed è veramente un prezzo pazzesco, pazzesco, perché anche quando c'era la batteria in promo, prezzi assolutamente differenti, per cui veramente chiamate le vostre consulenti, consultatele, perché è una promo da non perdere, sono veramente eccezionali. L'unica cosa che vi chiedo, quando le utilizzate, non utilizzate mestoli in acciaio o cose, perché rischiate di rigarle. Allora, sì, se la rigate non succede niente, perché come vi dicevo io, non avendo metalli pesanti, non è come, esatto, non sono tossiche, non è come una padella che acquistate, che essendo fatte di materiale che anche col solo calore manda fuori questa sostanza tossica. Si sente anche con l'odore fatto, esatto. Se saldate una pentola di quel genere là, quando si scalda sentite questo odore di vernice, un odore di cosa chimica. E invece con questo tipo di pentole qui non senti nessun tipo di odore, vuol dire che quello è una cosa positiva. Ok, quindi veramente sono delle pentole fantastiche. Poi abbiamo anche altre promo, però veramente questa è eccezionale, perché per esempio abbiamo ancora la nostra perfetta, che anche quella va, Marco, là in qua, la nostra perfetta anche lei va su induzione e col coperchio 30, che è questa, la padella, questa 32. Col coperchio 35, anche questa vedete a fondo a induzione. Ed è alta? Quasi 9 cm. Sì, anche questa è ovviamente di qualità, tra questa e questa ci passa il mondo, però è veramente molto bella anche questa, e viene €69,90 la padella con il coperchio. Però veramente in queste pentole ci fate di tutto, ci fate dall'arrosto, ci fate le lasagne, ci fate il fritto, ci fate tutto. E io in questo modello qua sono comodo, faccio 4 toast contemporaneamente, li mettiamo già farciti i 4 toast un minuto, poi li giriamo ancora un minuto, lasciamo fiamma aspettare un paio di minuti, abbiamo i toast pronti direttamente e possiamo mangiare un toast per uno senza dover aspettare o sentire l'odore di bruciato quando si preparano. Ripetete che non in lavastoviglie assolutamente le pentole, ma qualunque tipo di pentola nostra, ma anche quelle del mercato, non vanno in lavastoviglie, ma per un semplice motivo: la lavastoviglie ha praticamente detersivi che sono aggressivi,
Quindi non so se vi è mai capitato di opacizzare dei bicchieri di cristallo o comunque di vedere una patina bianca su queste pentole. Oppure anche il bicchiere più banale della Nutella, vedere via proprio il disegno, che magari sono stampati con i disegnini, con l'andare del tempo sparisce tutto, anche il disegno. Esatto. Vuol dire che sono... rovinano, no? Queste hanno un'antiaderenza pazzesca, quindi se noi andiamo a lavarla anche una sola volta è sufficiente il lavastoviglie che ci toglie l'antiaderenza. Quindi vi chiedo per favore, e poi siccome sono veramente, diciamo, autopulenti, perché non perché non si lavano, le pentole si lavano tutte, ma perché se voi passate uno Scottex dovete riutilizzarla, esatto. Lo Scottex e poi la sciacquate e la mettete via. Poi io cosa faccio? Ogni tanto faccio il trattamento olio sempre alle mie pentole, perché così dura la loro antiaderenza, dura veramente. Per risotto? Finito il tempo? Quasi. Spengo? Non ho capito se è finito il tempo. Ok, allora scusate, spengo. Sì, perché sennò lo... Ok. Cosa stavo dicendo? Trattamento olio delle pentole. Sono autopulente. Esatto, io ci passo proprio con lo Scottex, un filo di olio, di oliva sopra, le passo e le metto via così, veramente, cioè, ma proprio un filo. Vi si vede che lo assorbe. Esatto, perché queste si vanno nutrite. La pentola lo assorbe, sì. Allora, vado a vedere un attimo il mio risotto, intanto tu fai vedere fritto. Sì. Ok. Allora, per fare il fritto, noi partiamo tutto da freddo. Volevo farvi vedere. Allora, mettiamo per praticità e anche per sporcare poco gli anelli di totano. Mi serve un po' di forno. Prego. Grazie. In un sacchetto. Noi per friggere consigliamo la farina di grano duro, perché con la farina bianca e il grano tenero fa un po' di appiccicaticcio, di pastelliccia. Invece con questa farina gli viene una frittura bella croccante. Noi la frittura la facciamo comunque mista. Adesso Maria sa dove ha messo i suoi cosi. Vede, partite, affettiamo tutto da freddo. Quando friggiamo, l'importante, qua si chiama frittura a freddo, l'importante è che l'alimento è coperto dall'olio, non deve essere sommerso. Di solito se noi friggiamo in una friggitrice tradizionale un minimo di 2,5 litri di olio minimo ci vogliono. Prendo le patatine, le faccio un piatto. Vai a prendere le cose per il fritto, Maria, prima? Sì. Okay. Allora. Patatine surgelate. Facciamo patatine, pesce e dei filetti che porta la Maria che è andata a prendere dal freezer. Quindi andiamo a mettere pesce fresco, pesce congelato e patatine congelate, tutte con... Ok, vado a piattare il mio. E copriamo con l'olio. L'olio si riutilizza più volte, perché con il nostro sistema di cottura l'olio non sale, non diventa scuro, non diventa bruno, perché non brucia. Il segreto però per avere una frittura bella, croccante, non unta, è avere sempre la fiamma alta durante la frittura. Come vi dicevo, giocando con le fiamme, giocando con i tempi di cottura, giocando con, abbiamo più cotture. Col fritto, tassativamente olio a temperatura sempre alta. La fiamma sempre alta, vedete? È sommerso l'alimento, non è coperto l'alimento, non è sommerso. Con questo sistema di cottura la frittura viene bella croccante. È frittura magica? La frittura magica. viene croccante, non unta e friabile ed è più digeribile. Con il nostro sistema di cottura, ho provato anche i giorni scorsi, ho fatto i peperoni grigliati in padella. Quando usiamo fare i peperoni, noi consigliamo sempre di mettere sotto comunque una carta forno, perché quando cuciniamo solo i peperoni alla griglia, il peperone rilascia il suo sughetto, è un po' acido e rischiamo magari di rovinare la pentola. Con un po' di carta forno risolviamo il problema. E le cose sono più digeribili, anche i peperoni che ha problemi di digestione, vi assicuro che con questo sistema di cottura i peperoni, se prima ci voleva un po' di giorni a digerire,
con il nostro sistema di cottura diventa tutto più digeribile. Ok, io ho impiattato il mio risotto, vedete? Marco, se vuoi, fai vedere. Al prosciutto melone. Ok, insomma un diversivo, un qualcosa di estivo. Non so se vi può piacere come proposta. Intanto vado a controllare la mia pizza. Vedete? La mia pizza sta andando. Ok. Fatto? Fatto. Okay. Le lasagne le abbiamo anche spente e si lasciano in autocottura qualche minuto. Ok. Ci sono qualche domanda? Per i peperoni vale la regola intero, allora, a pezzi. Allora, se si vuole fare il peperone intero alla griglia, io consiglio di tagliare la parte più lunga del picciolo verde a livello del peperone, però non dobbiamo bucare i peperoni. Li passiamo un po', con, li laviamo, li asciughiamo e li mettiamo interi in padella. Logicamente se abbiamo la padella un po' bassa li mettiamo principalmente, perché il coperchio deve stare appoggiato sulla pentola, non deve rimanere leggermente inclinato. Li mettiamo stesi e un po' ogni tanto, se la fiamma meglio alta, li giriamo. Quando vediamo che diventano belli brunetti tutte le parti, lo lasciamo dentro senza toccarli qualche minuto. Noi quando li prendiamo non scottano proprio, facciamo così con le mani e la pelle viene via facilmente, senza poi le facciamo listarelle e vengono buonissime. Invece quando dobbiamo fare una cosa mista, peperoni, melanzane, zucchine, a pezzetti, non c'è bisogno della carta forno, quel sistema di cottura, solo quando facciamo tipo il modello grigliato, io ve lo consiglio. Allora, per la frittura tu hai già spiegato qualcosa? Ho spiegato. Che si possono mettere più alimenti. E possiamo usare l'olio più volte e finito la cottura, come può essere oggi, con roba salata, con alimenti salati, possiamo togliere l'alimento salato e poi mettere un alimento dolce, può essere delle frittelle di mele, dei panini con dentro il pezzettino di cioccolato fritto. Per più alimenti si può utilizzare sempre questo olio. Anche con la bistecchiera l'ha usata la carta per i peperoni? Io sempre consiglio, sì, la bistecchiera. Soprattutto, nel senso, quando usiamo anche una pentola che è antiaderente, è consigliato per proteggere l'antiaderenza. Perché magari poi vi fa quel caramellato del peperone e fa fatica a venire via, poi magari insistete un po' per pulirla. E non è... Ma anche perché il peperone rilascia proprio questa sostanza acida che rovina, diciamo, le pentole, quindi è meglio usarla. Proteggerle. Ovviamente se fate una peperonata questo non è diverso, serve. Non serve, perché comunque con altri alimenti, poi c'è dentro pomodoro che cosa, quindi non serve. Ma la frittura va sempre a fiamma alta. La frittura è l'unica cosa, la fiamma non bisogna mai abbassarla, sia se lo usiamo con il dinamico, sia se lo usiamo con il classico, ok? E tra l'altro adesso siamo qui, sentiamo un buon profumino di risotto, un buon profumino di lasagna. Ma non si sente l'odore di fritto? Non si sente la puzza, si sente il buon profumo del cibo che stiamo cucinando. La differenza, appunto, quando cuciniamo questi coperchi, gli odori in casa si riducono tantissimo. Se poi magari vogliamo cucinare dei broccoletti, dei cavolfiori, del salmone, non abbiamo più il problema della puzza in casa, questo è garantito. Perché? Perché di qua da questi fori esce solo del vapore distillato, quindi è questo il motivo per cui noi sentiamo il profumo ma non la puzza, quindi non ci impregniamo, ok? E proprio il discorso dell'olio, Anna, volevo spiegare il fatto che possiamo cucinare i alimenti insieme perché è proprio il sistema della bassa temperatura, perché in questo caso le molecole dell'olio non si rompono e quindi i sapori dei cibi non vanno a mischiarsi tra di loro. Per questo è il motivo per cui noi possiamo utilizzare l'olio 6-7 volte per cotture diverse, proprio per questa ragione. E tra l'altro, dopo vi faccio vedere che l'olio non arriverà mai a punto fumo, quindi non brucia e non si crea la creolina, che è la sostanza cancerogena, e quindi noi il fritto che mangiamo è un fritto sano, quindi lo possiamo mangiare tranquillamente, perché la frittura fa male proprio per questa creolina, ok? Quindi è una cosa... Ringraziamo il gruppo, che siamo arrivati a 33.000, quasi 700 iscritti. Siete tutti molto, molto attivi sul gruppo. Volevo far vedere sotto la mia pizza, perché sopra, siccome è una pizza bianca, la vedete bianca, è proprio la pizza bianca, però vedete sotto, adesso tra un po', sollevo l'altro lato così, ok, tra un po' io la spengo e la mando in autocottura, anzi io direi anche di spegnerla, no Anna? Aspettiamo ancora un attimo. Sì, un attimo. Okay. Aspettiamo ancora un attimo e poi la mandiamo in autocottura, va bene? Ok,
Possiamo poi no, volevo spiegare un attimo il discorso, abbiamo spiegato per il riso, no? Il riso, abbiamo detto che ogni bicchiere di riso, io uso questi bicchieri di plastica, ogni bicchiere di riso metto il doppio di liquido, ok? Se usiamo invece la pasta, per la pasta secca, noi facciamo tutto insieme, condimento e pasta insieme, oggi non l'abbiamo fatta perché abbiamo già fatto le lasagne, però in genere... Per la pasta, se voglio fare una pasta col pomodoro e basilico o col tonno, insomma come la volete voi, mettete tutti gli ingredienti insieme, al vostro condimento aggiungete la pasta, come vi regolate che per ogni etto di pasta secca che mettete dentro, all'interno mettiamo un bicchiere di acqua, che sono circa 200 ml, ok? Se fosse fresca, invece il quantitativo è la metà, quindi per esempio delle trofie piuttosto che delle orecchiette fresche, mettiamo metà dosaggio di bicchiere, quindi 100 ml. Okay, per ogni etto di pasta e si fa tutto insieme anche lì, quando esce il vapore si mette al minimo, dal momento che esce il vapore abbassate al minimo e mettete la cottura invece che avete sulla scatola della pasta, ok? Quindi va bene, volevi aggiungere qualcosa? No, se facciamo una pasta secca magari quello se facciamo la pasta secca, magari quella che c'è qualche minuto in più di cottura, magari consigliamo qualche goccino in più di acqua, magari quelle che hanno 15 minuti, quelle paste con un po' di cottura, un goccino in più sicuramente non basta, però tipo quelle trafilate in bronzo che sono un po' più durine, però l'acqua in cottura possiamo aggiungerla mentre, se ci accorgiamo che manca ancora tempi di cottura ed è, possiamo aggiungere l'acqua all'ultimo momento, un goccino, che non succede niente, non è che si rovina la cottura. Volevo far vedere che qua vedete l'olio è andato a temperatura perché sta uscendo il vapore, no? Vedete? E io vado a mettere dentro il dito, ok? Ma col guanto non vale. Non so, allora farò tu. Col guanto non vale, lo fa lei senza, che è uguale, ok? Vedete? È caldo, è sicuro che è caldo, ma non ustiona. Ecco, quindi l'olio, questo è il motivo per cui proprio attraverso questi fori non arriverà mai appunto fumo. Ma la cosa importante, soprattutto, non so se l'Anna ve l'ha già spiegato, che dopo, se volete fare una seconda cottura, dovete spegnere il vostro fornello o spostare la pentola dal vostro fornello e poi fare la seconda ondata, diciamo, partire poi da olio caldo. Alimenti, rimettere l'alimento che dobbiamo ancora cuocere e chiudere, perché quel toglieme, di tanto sono veloce, con sopra la fiamma accesa l'olio tende a bruciare, tende ad alzare la temperatura, perché non è consigliato. Ok. Poi ci sono tanti, vabbè, ad esempio se io devo fare dei panzerotti o devo fare delle frittelle, consiglio di scaldare leggermente l'olio, ma nel scaldarlo non con la fiamma alta. L'olio senza alimento va scaldato a fiamma bassa. Sempre col coperchio. Esatto, sempre col coperchio ovviamente. Quando vedete che è scaldato un po', spegnete, mettete le vostre frittelle, i vostri panzerotti e da quel momento alzate a fiamma alta. Con l'alimento la fiamma deve essere sempre alta, perché viceversa se la tenete bassa si impregna. La bistecchiera va usata con la carta forno, ma solo con i peperoni. Sì, spiegate, la signora era un po'. Gli è arrivata oggi la bistecchiera, era un po'. Assolutamente, solo col la carne, la fa senza, le verdure la fa senza, assolutamente. Io ce l'ho sempre fuori, anche al mattino mi tosto il pane, cioè veramente la bistecchiera per me ci fa anche la pizza, quindi assolutamente, ecco, le consiglio soprattutto la bistecchiera di ungerla spesso, no? Con un filo d'olio, in modo che comunque la andiamo a nutrire sempre, ok? Perché le lasagne? Sì, facciamo l'impiattamento della lasagna, va benissimo. Io avevo per questa. Ah, ok, perfetto. Io dopo uso questa per la pizza che vado a spegnere o lascio in auto cottura. Perché penso che sotto ormai sia pronta. Che buona raga, bella alta. Sono qua, il mio attrezzo. Mi serve quello. Buonissima. Mi serve quello, Maria. Ah, okay. Che questo qua è troppo morbido, non riesco a farla fredda. Prima. Grazie. Raccomando sempre attrezzi. C'è Chiara. C'è Chiara che poi ti devo aiutare. Lo fai? Che buona. Io le ho fatte, sono eccezionali, ragazze. Mio marito si è leccato i baffi stasera ancora. Marco, dopo la porti via in pezzo anche te. Okay. C'è da dire, con questi coperchi, per chi sa cucinare bene è un ottimo aiuto ed è velocizza tutto quanto. Chi sa cucinare poco o è alle prime armi,
fa bella figura senza problemi, perché con poche mosse, se ascolta i consigli che gli diamo noi consulenti, per qualsiasi cosa contattateci, noi se possiamo rispondiamo sempre, se ascoltate i consigli che vi diamo noi, chi sa cucinare poco le prime armi o le ragazze che magari vivono da sole, non hanno la possibilità di avere troppi scambi di informazioni con le amiche, con la mamma, con questo tipo di cottura voi fate bella figura e con poche mosse fate mangiare un cibo sano, gustoso, e si può cucinare anche dietetico, con poco olio, con poco sale, perché nel nostro sistema di cottura non serve tanto cuocimento, perché l'alimento risalta il suo sapore, le verdure soprattutto, il sapore e il colore risalta e rimane brillante nelle cotture tipo i broccoletti, i cimi di rapa, quelle cotture con le, tipo le verdure verdi, il colore rimane brillante, non diventa quel verdolino opaco. Ok, io vado a impiattare la mia pizza bianca, vedete? Vi faccio vedere anche sotto com'è. Vengo là, Marco? Sì, posso no, no. Vedere, vai, stai. No, c'è la pentola davanti. Vieni. C'è la pentola davanti. Vedi che io ti seguo. Mettiamo qua, perché adesso voglio farvi sentire il taglio, ok? Hai qui le forbici o sì, le pizza? No, sono qua. Ok? Quindi ti faccio sentire il taglio. C'è qualcuno che è arrivata nuova, c'ha una fame. Mamma, sentite? Non faccio nome. Sentite? Sentite la croccantezza? Ok? Vedete sotto? Perfetta. Perché c'è qua, sto preparando questo piattino perché è arrivata la studentessa affamata. Che ha detto? Solo questa? È solamente una merenda. Ah, okay. Ok? Dopo faccio la foto, poi te la do. Ok? Chiamarmi. Quindi, vedete, in un attimo abbiamo fatto la pizza, cosa che se dobbiamo accendere il forno, portare la temperatura, quant'altro, noi veramente vogliamo prepararci nella nostra pentola, cioè la nostra spaccata da forno, un'altra pizza, visto che la pentola è già calda, la prepariamo, la stendiamo, prendiamo la carta da forno, la inseriamo dentro, copriamo, velocissima, 7 minuti, fiamma alta 2 minuti all'inizio, poi abbassate con la carta da forno, esatto, subito. Dopo 3-4 minuti togliete la carta da forno in modo tale perché se è calda non riuscite a stendere la pizza, quindi veramente veloce. Vedete queste pentole che belle che sono, vedete? Otto pulenti come vi dicevo prima, vedete? Io passo lo Scottex ed è praticamente pulita. Non si sciolgono qua. No. Qualcuno ha perso perché non è stato all'inizio, ma dopo sì. Spiegate che ci sarà il video. Ok, allora, cosa vogliono che spiego? La pentola? Gli ingredienti della pizza, ce l'avete con te. Ah, gli ingredienti della pizza è una pizza siciliana, è una base bianca con della mozzarella. Da una parte ho messo del tonno con i limoni, mozzarella, tonno, limoni affettati e qualche pomodorino, ma proprio poco perché è una pizza bianca. Ok, invece dall'altra parte ho lasciato solo un pezzo con i pomodorini perché a mia figlia non piaceva il tonno. Ok, qui abbiamo fatto una lasagna con gli asparagi. Io gli asparagi non ho fatto altro che tagliarli a pezzettini, vedete, così, senza neanche saltarli in padella. Praticamente li unisci alla besciamella tutta insieme, oppure metti la besciamella e li metti sparsi un po' come uno vuole, e un po' di mozzarella, un po' di parmigiano e l'assemblate, e va fatta un minuto a fiamma alta e poi 15-20 minuti a fuoco minimo. Ok, il nostro risotto invece abbiamo fatto risotto con melone e prosciutto. Ok, è molto delicato, veramente provatelo, e anche lì ho tagliato a pezzettini il mio melone, se volete mettete dentro un po' di burro e crudo, lo fate saltare leggermente, io ho messo tutto insieme in questo caso, e aggiungete la cipolla, il riso, in base a quanto riso mettete dovete mettere il doppio di liquido, quindi se mettete un bicchiere di riso vanno due di brodo, tra brodo e vino, ok? Annalisa sta facendo qua la frittura. Abbiamo anche la nostra rettangolare. Esatto. Allora, intanto voglio spiegare ancora una volta per chi si è collegato dopo queste pentole. Allora, questa pentola, vedete,
è la nostra Black Diamond, ok? Ed è fatta in alluminio puro al 99,9%. Spiegavo prima che questo significa che non ci sono metalli pesanti in questa pentola, quindi è priva di nickel, è priva di cadmio, è priva di PFOA, è veramente una pentola salutare, è rivestita in polvere di diamante, essendo quadrata viene praticamente rifinita a mano, ok? A fondo a induzione, quindi va bene sia sul fornello a gas che sul fornello a induzione, e dicevo che proprio anche per chi ha il gas è una pentola che protegge ancora di più, perché la fiamma del gas è, diciamo, la peggior nemica della pentola. E praticamente si usa una tecnica che usano in oreficeria, che è la forgiatura, ed è una, diciamo, ha un fondo di 6 mm e il bordo di 4 mm. Avendo questa, diciamo, non omogenea, come dire, spessore, questo ci permette di fare delle cotture perfette, quindi perché fa sì che sia omogeneo il calore all'interno, ok? Poi dicevo che ha manici in touch, quindi io la posso prendere tranquillamente e spostarla, e tra l'altro, essendo così bella, è molto elegante anche da portare sul tavolo con sotto qualcosa e servire le nostre pietanze ai nostri ospiti. Quindi è veramente una pentola molto elegante e bella. E dicevo che il suo prezzo originale della pentola è di 100, questa è di 189 e la quadrata 28, questa è una 32x32 e quella è una 28x28, alta mi pare 10 o 12 quella. Sì. Sì, sì. Ok, e questa invece sarà un 7-8 come altezza e non mi ricordo più cosa vi volevo dire. Ed è magnifica, è magnifica. È magnifica. È un gioiello. È magnifica. Ah no, vi dicevo il prezzo, che il suo prezzo è 189, quella 179. In promozione c'era solo la pentola 99,90 negli ultimi mesi. Adesso addirittura il nostro presidente, dopo il Covid, secondo me è impazzito, e ha messo questa pentola con il suo coperchio a 99,80 questa, anziché 189 più 120 il coperchio, quindi pensate, un sottoprezzo pazzesco. E così anche la nostra 28, che il suo prezzo è 179 più 110 il coperchio, quindi veramente approfittate di questa promo perché è pazzesca. Okay. Io avevo preso la batteria a mia figlia delle tre pentole con i coperchi, avevo speso un molto perché, di più, esatto. All'epoca sì, perché abbiamo preso a prezzo pieno. Sì, esatto, molto di più. Però gliel'avevo presa come, diciamo, dote, perché sono una terrona e quindi e quindi faccio la dote alla figlia, va bene? E la nostra pittura è dorata. La pizza si può fare in qualsiasi pentola? Assolutamente sì. Allora, anche nel baby possiamo fare la pizza, facciamo quelle pizzette modello panetteria. Nel baby facciamo anche le torte, in questo pentolino qua, come dicevo prima, che potete avere portando quattro persone alle nostre dirette. Vedete che io ho spostato, perché io questo risotto qua stasera lo mangio, no? Perché se tenete il coperchio spostato dalla pentola, fermate la cottura. Quindi io stasera cosa faccio? Aggiungo all'interno solo una tazzina di acqua, il tempo proprio di un minuto si scalda e si rapprende, quindi non si disfa, no? Come al solito con la temperatura normale, la pentola normale, coperchio normale. Questa è la nostra pittura, vedete, in bella che bella. Vedete, abbiamo messo pesce fresco, pesce congelato, patatine congelato. Potete mischiare, potete mettere anche il dolce insieme. Devo far vedere la patatina che è croccante. Senti? E bella morbida. Morbida dentro, eccezionale. Scotta. Vedete? Dopo li mettiamo il sale, sì. Anna. Dopo. Adesso metti qua, fai una carrellata dei nostri piatti. Ok, e poi dicevo che in promozione c'è ancora anche la nostra rettangolare, pochi pezzi, che è anche questa un pezzo, prezzo pazzesco, perché veniva a 4,99 ed è in promo a 99,90. Ci potete fare di tutto anche qua, nel senso che potete farci la pizza, potete fare da una parte la carne, dall'altra parte le patate. Lasagne per tante persone, per 10 persone. Perché è una misura una 40 per 30 più o meno. Ok. Spaghetti di vongole. Io ho provato a fare il trucchetto di Natale, una pasta
un pan di Spagna per fare il tronchetto. Poi qua abbiamo il kit forno col cupolone, che anche questo è ancora in offerta, gli ultimi pezzi a 89,80, solo il kit forno veniva a 99,90 e il cupolone 120 anche questo. Cioè, ma dei prezzi pazzeschi, ragazzi, veramente, 89,80. E questa invece, che è la nostra perfetta, ok? Che è anche questa per induzione, che è la 32 col coperchio 35 tondo, che è in offerta a 69,90. Abbiamo anche il tris dei coperchi, ancora in offerta, sia qua tondi che... Allora, una cosa importante che non vi abbiamo detto è che il qua tondo, vedete, questo è qua tondo, io lo posso andare a sposare benissimo anche con una pentola tonda, vedete? Viene chiamato proprio qua tondo perché, vedete, sotto è fatto in modo circolare e quindi si adatta perfettamente sulle nostre pentole, quindi va bene sia sulle tonde che sulle cose, cosa che invece un coperchio tondo non potrebbe andare su quella quadrata. L'importante è che sui coperchi, se non avete già, io in parole, le mie pentole ce le ho già belle, voglio usare le mie, l'importante è che le vostre pentole non abbiano il manico troppo attaccato al volto, che quando si appoggia il coperchio deve rimanere ben appoggiato. Non deve rimanere inclinato, perché anche se rimane anche, dice, ma è poco, quel poco che rimane inclinato il suo utilizzo, il suo servizio non lo fa. Deve proprio appoggiare bene la pentola e il coperchio. Ok, un'ultima cosa vi dico, poi vi lascio, perché ci siamo dilungate nelle spiegazioni. Praticamente nel nostro gruppo, per le persone che vogliono conquistarsi il prodotto, è sufficiente che fanno il passaparola. Cosa vuol dire? Che voi... pubblicizzate questo prodotto ai vostri amici come se pubblicizzate un ristorante dove siete andati a mangiare e vi siete trovati benissimo, no? Ok? E in questo caso voi pubblicizzate il Magic Cooker e gli acquisti che fanno i vostri amici praticamente fate appunto su una vostra raccolta punti, quindi aprite un codice con la vostra consulente e con 5 punti potete scegliere il primo regalo, ogni 5 punti scegliete un regalo e potete scegliere quello che volete. Contattate la vostra consulente, aprite la raccolta punti perché veramente è eccezionale. Non c'è azienda al mondo che vi fa dei regali come la nostra azienda. Il regalo vi arriva a casa senza contributo e senza spese di spedizione, esatto. Perciò vi arriva a casa completamente gratis. Okay. E potete scegliere questa linea anche di pentole. Che noi adesso abbiamo. I punti si fanno con 100 euro di fatturato, ogni 100 euro di fatturato è un punto. Tenete conto che il tris di coperchi è un punto, cioè costano 99,90 in offerta, che il prezzo di un tris sarebbe su 300 euro. Sì, vabbè, quindi certo. Sono anche quelli in offerta se a 99,90. Sto cercando di trovare un po' di pellicola sul coperchio per farvi vedere che se vi arrivano i coperchi non sono bianchi in ceramica. C'è un rivestimento in pellicola, adesso però... Che va tolta tutta. Va tolta tutta. Questa qua si alza e non ci riesco. Che ha le unghie rifatte, non va bene. No, non sono, sono le mie. Ah. È proprio appiccicato bene. Sembra di ceramica. Okay. Invece dovete toglierla, non cucinate con la plastica, perché c'è gente che mi chiama. Ci sono delle domande? No, c'era qualcosa, però appunto, ripeto, qualsiasi cosa che non hanno capito è meglio rivolgersi alle consulenti. Ma riguardo a che cosa? Cose in generale. Cose in generale. Va bene. Qualche consiglio, qualche suggerimento, okay, come fare la raccolta punti, chiedete, telefonate, sì, chi okay vi ha invitato nel gruppo, che vi indirizza, vi indica a chi chiedere, le persone okay informate. Va bene, allora noi vi salutiamo, spero di essere stata chiara che insomma questa promozione vi piaccia perché è eccezionale, ve lo posso garantire. E alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Buona continuazione. A chiudere la diretta.